proteste pubbliche. Sì, Presidente, sentiamo Pieraccini Tiziano. Pieraccini Tiziano, risponda per cortesia alle domande del pubblico ministero. Sì. Signor Pieraccini, lei conosce o ha conosciuto il signor Pacciani? Sì. Per quale motivo, in quale occasione? Perché eravamo in affitto a casa sua, in una delle sue case. Ricorda il periodo? Da novembre 86, mi sembra, fino alla fine dell'87. Lei è mai stato in casa dove abitava invece il Pacciani? Sì. Ha mai visto niente che a lei può essere rimasto impresso? Sì. Che cosa ha visto che le è rimasto impresso? Fotografie pornografiche miste a santini, tante cose. Vabbè. E dove erano queste? Attaccate da qualche parte? Su una parete della cucina, in particolare, sì. C'erano anche foto di bambine? Bambine non ricordo. Ricorda di aver visto qualche foto che l'ha impressionata più di altre, di averne parlato con i suoi amici, che poteva essere una foto particolare? No, cioè non era una cosa normale, comunque nemmeno quello. Sì, sì, vabbè, ma quello... Se qualche foto a lei è sembrata di una delle figlie? No, no. A lei no? Non ricorda di aver... Cioè non ricordo. Non ricordo. Potrebbe aver fatto dei commenti con i suoi amici circa queste foto? Se ne parlava, sì, però ora non è che... Senta, ricorda... Se aveva armi, ha visto se aveva fucili in casa? No, non ho fatto caso a armi. Mi ricordo di una cartucciera. Era attaccata da qualche parte o era appoggiata? Appoggiata, mi pare. Lei non ha fatto caso se c'erano fucili da caccia vicino a questa cartucciera? Non ci ha fatto caso o non lo sa? Non ho fatto caso. Non ha fatto caso. C'erano degli animali imbalsamati? Sì. Uno, due, molti? Diversi, sì, mi sembra una volpe, una faina. Lei ha detto una decina addirittura, ha detto. Può essere, ricorda, sì. Ricorda di aver detto questo. Ma perché suggerisce le risposte il pubblico ministero? Allora io ho detto no, quanti? So, una, due, una decina. Io e so. Solo due. Allora chiediamolo. Non so. E quante erano? È la domanda. Erano diversi, circa una decina tra grandi e piccoli. Ovvio. Non l'ha detto perché gliela ricordava. Erano nove, forse, via, risolviamo il problema, erano nove. Sì. Chiediamo anche che animali erano. Lo stava dicendo. Una faina, una volpe l'ha già detto. Una volpe mi sembra, una faina e poi uccelli piccoli, una civetta mi sembra. Una civetta, uccelli piccoli. Poi vabbè. Ha mai avuto modo di vedere se Pacciani era un bevitore o meno? Sì. L'ha avuto modo di vederlo o l'ha sentito dire? L'ho visto e me ne sono anche accorto. Non sono capitolate queste prove. L'ammetto. Come mai l'ha visto lei, Bere? Sì. Ha mai avuto modo di vedere i rapporti fra il Pacciani e gli altri familiari? O li conosce? Rapporto, mi ricordo della figlia, mi sembrava piuttosto impaurita. La figlia quale? Quella più piccola. Impaurita come mai? Come ebbe questa sensazione? Da che cosa? Tutte le volte che si capitava a casa si metteva sempre in un angolo, zitta. Insomma, dava l'impressione lì poi. Ha mai parlato il Pacciani che aveva già avuto una moglie? Sì. E che fine aveva fatto questa moglie? Mi ricordo che ne ha parlato, mi sembra, una volta. Disse per caso che era morta? Di questo non me ne ricordo. Così ha riferito. Mi sembra di aver visto una fotografia, però la tiro fuori, una piccola foto in bianco e nero. Di una signora? Sì. E disse che era una sua precedente moglie? Un'ex moglie, mi pare. Sarebbe detto così. Così lo ricorda lei? Non è capitolato, Presidente, perché altrimenti facciamo l'interrogatorio al raggio. Attenzione, che chi di spada ferisce, di spada ferisce. Se io prendo le capitolazioni e stiamo solo a quello, non parlate più. Andiamo avanti. Potete fare il controesame? Non ho altra domanda. Non ho altre domande. Signori avvocati di parte civile,
Avvocato Colao, prego. Scusi, lei fra le foto che vide in casa Bracciani, queste foto erano pornografiche? Sì. Ecco, si ricorda se c'erano foto pornografiche di omosessuali o erano tutte donne? Mi sembrano tutte donne. Sì. Bene, grazie. Altre domande? Prego, avvocato Bevacco, allora. Sì, la pornografia per lei, che cos'è? La fotografia? No, la pornografia. La pornografia? Cioè un bel nudo, secondo lei, è pornografico? Sì, bisogna vedere dove si tiene. Sì, vabbè, questo è un altro discorso. Cioè, per esempio, il calendario Pirelli, secondo lei, è pornografico? No. Quindi sono dei nudi, bei nudi, belle donne, no? Sì. Oh. Ecco, queste fotografie che c'erano, lei dice, frammiste a santi, sì, a santini, eccetera, è una fotografia di donne probabilmente nude, sì, ecco, non in atteggiamenti particolari. Cioè, lei rimase un po' stupito che fossero lì. No, di preciso non mi ricordo, comunque erano ritagliate da dei giornali, insomma... Da dei giornali pornografici, quindi erano delle donne nude, sì, e quando sono belle, c'è poco da dire, no? Sì. Ah, vabbè, al di là del gusto buono o cattivo di metterle insieme ai santi e comunque in cucina con le... Comunque erano queste le fotografie. Oh. Senta, a proposito di questa foto cui annette grande importanza il signor pubblico ministero. No, la signorina che abbiamo sentito prima. È il signor pubblico ministero. Va bene. È l'ispiratore di questa indagine, quindi. No. Dunque, lei ha detto che innanzitutto il signor Pacciani era un grosso bevitore, vero? Si notava, sì. Ed era uno che anche si incavolava perché non ammetteva, dice lei, di essere contraddetto. Sì. Tant'è che poi quando l'avete contraddetto in qualche cosa avete litigato e siete andati via. Sì. O no? Sì, ecco. Quindi voi siete andati via, avete rotto l'amicizia col Pacciani, se era amicizia quello che era questo rapporto, perché avete litigato? Sì, vabbè, non rotta, poi vabbè. Insomma, avete litigato? Sì. Oh, quindi non è che siete in amicizia col Pacciani, no, assolutamente. Ecco, lei ha detto, volevo che lei me lo confermasse questa circostanza, che queste pareti erano piene di, insieme ad altre figure sacre, vi erano delle figure profane, come si suol dire, va bene? Ricordo anche che qualcuno, lei non ha mai specificato chi, dei miei amici aveva ravvisato la figlia minore del Pacciani, qualcuno, sì, lei non sa chi sia questo qualcuno. No, se ne parlava di essere. Quindi non fu lei, non fu lei che ravvisò. No, no. Quindi qualcuno disse questo. Sì. Ecco, quando lei fu sentito da chi? Dai carabinieri, dalla polizia, dal pubblico ministero, da chi fu sentito? Alla squadra antimostra, alla Santa. Dalla squadra antimostra. Sì. E come la trovarono lei? Come la cercarono, come la individuarono, come riuscirono a trovarla? Un pagliaio. Come m'hanno trovato? Sì. Penso che siano arrivati a me tramite il contratto d'affitto. Contratto d'affitto? Perché il contratto d'affitto era intestato a lei? Intestato a tutti, mi sembra, però la residenza l'ha presa una persona sola. Ho capito. Quindi arrivato a lei per tramite il contratto d'affitto e le domandarono queste cose. Sì. Ecco, il contratto d'affitto quando era cessato? Dopo un anno circa, sempre nel solito periodo, mi pare. Qual era il periodo? Verso novembre. Del? 87. 87. Novembre-dicembre. 87? Sì. E c'era sempre il Pacciani? No, era già stato arrestato. Era stato arrestato il Pacciani? Sì. E come si ruppe il contratto? Come si interruppe il contratto? Perché si interruppe? Se il Pacciani era stato arrestato? Perché avete litigato? Ma no, comunque non per quello, perché c'erano dei problemi anche fra di noi. Per l'uso che se ne faceva della casa, si era arrivato a un punto che
insomma. Che uso facevate della casa? Personale. Ah? Per suonare? Per suonare, sì. Per suonare. E quanti eravate che suonavate? Si era in 5, mi sembra. Che, scusi, dai, a questo punto vediamo, perché a me piace la melodia, eh? Sono un melomane, soltanto le mele, ma anche le altre mele mi piacciono. Senta, che strumenti suonavate? Io personalmente tastiere, poi c'erano altri due ragazzi sempre con le tastiere, un basso, una chitarra, la voce. Quindi frastornavate un po' mezzo mondo, no? Sì. Grazie. Domande? Avevate chiesto in affitto la casa per suonare o no? Sì, sì. Bene, grazie, non ho domande. Può andare. Può suonare il violino? Può andare. Posso, sì. Può andare. Il mandolino? Sentiamo presidente Paolini Marco. Prego, signor pubblico ministero, le domande. Signor Paolini, lei conosce il signor Pacciani? Sì. Come l'ha conosciuto, in quale occasione? Praticamente conoscevamo il signor Pacciani in affitto, noi avevamo preso una stanza in affitto per suonare. Una stanza o una casa? Una stanza, sì. Era in una casa praticamente. Di proprietà del Pacciani? Sì. Si ricorda il periodo? Ma è 86. Ricorda di essere mai stato in casa di Pacciani? Sì, andavamo a pagare l'affitto, sicché in casa sua. Ha mai visto se in casa sua c'erano degli animali imbalsamati? Sì. Ricorda che animali erano? Guarda. Ma è una volpe, poi precisamente non mi ricordo altro. Erano più di uno? Sì, mi sembra di sì. Ricorda di aver visto se aveva attrezzi per la caccia, tipo cartucciere, fucili, cose di questo genere? Ma vagamente no, non ricordo vagamente. Ricorda, insisto, se di aver visto, di aver avuto l'impressione a questo punto che a un muro ci fosse attaccata una doppietta? Lei così ha riferito alla polizia di aver avuto questa impressione. Lo ricorda di aver detto questo innanzitutto? Ma precisamente non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Ricorda di aver visto i familiari, i figli? Sì, sì. Ha mai avuto modo di vedere quali rapporti c'erano fra il Pacciani e i familiari? Ma molto tranquilli. Molto tranquilli? Sì, sì. Perfetto. Lei ha mai visto se una delle figlie aveva segni sul volto di percosse o di graffi? No. Io le contesto, lei è Paolini Marco, sì. Che lei ha dichiarato, la figlia minore stava sempre in silenzio, sì. Indicava chiaramente che era terrorizzata, lo ricorda di aver detto questo? Sì, ma è... È terrorizzata dal carattere autoritario del padre, questa è una mia deduzione, lei dice, ma certamente essa faceva pena a tutti noi, anche lei dice per come era vestita. Aggiungo, dice lei, di aver visto questa ragazzina più volte con segni evidenti di percosse e graffi sul volto e sul collo. Lei non dice da parte di chi, ovviamente? No, no. Non ricorda di aver detto questo? No, no, proprio non ho detto questo. Non l'ha detto, benissimo. Questo è un verbale in cui c'è scritto che l'ha detto lei, poi avranno evidentemente inteso male, comunque lei l'ha firmato. Sul carattere del padre nei confronti delle figlie, se era autoritario o meno, lei ha avuto modo di vederlo? Ma in particolar modo, ripeto, non è che abbia mai visto un atteggiamento... Ok, senta una cosa, lei ha mai visto se in questa casa c'erano delle foto di donne senza vestiti, facciamo sì, così? Sì. Qualche foto particolare che poteva sembrare pornografica?
qualche atteggiamento? Erano attaccate da qualche parte? Sì, erano fisse. Ha mai visto se fra queste foto c'era qualcuna che poteva assomigliare o essere di una delle figlie? Ha mai sentito qualcuno dei suoi colleghi che avevano, o amici che avevano questa casa, che faceva un commento simile? No, mai. Non ho altre domande, grazie Presidente. Quindi non ricorda di aver visto la foto delle figlie, di una delle figlie attaccata? Ma sicuramente io non l'ho vista, proprio sicuramente. Signori avvocati, parte civile. Avvocato Bevacqua, prego. Senta, lei è stato interrogato come, da chi e da quando? Ma io sono stato prima di tutto chiamato dalla squadra antimostro, praticamente portato in questura. Portato? Sì, perché io ero... Preso, accompagnato? No, accompagnato. Dal latino fero, feris, turi, latino, fero. Di un atto di gentilezza. Portato. Accompagnato, praticamente. Ecco, perché... Accompagnato? Oh, accompagnato. Ecco, le dissero che cosa volevano sapere da lei? Sì, certo, di fare praticamente delle accertamenti sulla questione del signor Pietro Pacciani, perché noi avevamo appunto questo recapito lì a casa sua, ecco. Poi non è che... Quanti erano che la interrogavano? Uno solo. Perché qua sono in tre. Sono Lamperi, Riccardo, di Genova, Callisto, due anzi. Perché erano due. Le domande le faceva uno solo. Sì, ma le domande appunto... E uno scriveva, e uno batteva a macchina. Certo. E gliel'hanno letto il suo... Cioè, tutto quello che lei ha... tutto quello che è stato scritto gliel'hanno letto? Sì. Lei l'ha confermato? Sì, sì. Va bene, grazie, nessun'altra domanda. Usiamo questo verbale per quel poco, tanto bene, che possa valere. Nessun'altra domanda? Chiediamo l'utilizzazione. Teste può andare, buongiorno.